Pronti? Eccoli. Hi there, how's it going? Welcome back to my channel. Io sono Mr. Nobody. Questo è il terzo e ultimo video proprio qui da, in realtà, una nuvolosa, anche se sembra molto luminosa, nuvolosissima Lanzarote. Per cui, prima di tutto, velocissimo momento colazione slash brunch. A questo punto decido cosa fare e voi mi accompagnerete in tutta quanta questa cosa molto randomica, a cui in realtà io durante tutta questa giornata dovrò dare un ordine, altrimenti se no non si capisce niente. Andiamo. Luce, zaino, chiave della macchina e uscire. Guardate che roba, anche dall'altra parte c'è del cielo azzurro, anche laggiù, quindi forse riusciamo a fare qualcosa all'esterno oggi. In realtà non so per quale motivo il fatto gira sempre dalla mia parte e riesco praticamente a fare tutto quello che avevo pianificato. Forse perché giro il karma dalla mia parte. Per esempio ieri, voi non l'avete visto all'interno del video, ma uscendo dal parco nazionale ho dato un passaggio per un quarto d'ora, 20 minuti a un signore portoghese o spagnolo che stava facendo autostop. Poi mi hanno fermato comunque per la questione drone. Però ho messo, insomma, ho pulito il mio karma. Forse per questo il clima è bello. Veloce aumento brunch con due centrifugati, un panino e un altro panino. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Sembrerete a Playa Montana qualcosa, perché poi non mi ricordo, non sono troppo bravo, anzi sono veramente scarso con lo spagnolo. A 15 km circa da Playa Blanca, forse la prima spiaggia di sabbia completamente nera un po' più grossa che sono riuscito a trovare in questi miei 3 giorni qui a Lanzarote, tranne il primo giorno che avevo visto qualcosa di molto piccolo, ma questa qua davvero siamo quasi un po' all'Islanda. Guardate che roba, questo è il paesaggio che ci circonda, montagne di detriti del vulcano, un micro parcheggino per delle macchine, questo ha anche lasciato la portiera aperta, tutto così. E giusto qua dietro invece poi prati con dell'erbetta fine 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 verde, e subito qua di fronte il motivo per cui ci siamo fermati, l'oceano. Credo che dica sì, non è consigliabile fare il bagno, naturalmente il vento è ritornato. È assolutamente surreale la situazione qua, siamo davvero quasi Interstellar o un posto del genere. E qui questa mini piscinetta naturale. Dovete perdonare, ma purtroppo non c'è altra maniera di parlarvi. Ho un microfono direzionale con il proteggivento, però molto probabilmente si sentirà comunque tantissima aria all'interno del microfono. Il motivo per cui ci siamo spostati in questa parte dell'isola è semplicemente perché qua c'è il primo di questi laghetti che già cambia colore all'interno. Il motivo per cui cambia colore è semplicemente che ci sono dei sali dovuti a tutte quante le rocce vulcaniche che fanno cambiare colore all'acqua. Quello che c'è più a nord invece è completamente verde, ma verde, 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 verde. Troppo forte il vento, non so se si sentirà. A parte che sono in gran fissa con tutte queste cose qua, perché sembrano rocce davvero che arrivano dalla luna. Questa è un'altra zona di quelle super duper instagrammabili. Arbusto verde, l'acqua color smeraldo, comunque molto 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 azzurra, e la montagna lì dietro completamente rossa. Avete tutte le cose che servono per fare delle foto assolutamente super cliccabili. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Non so esattamente cosa sto facendo, sto semplicemente seguendo delle persone e spesso e volentieri mi fido del sentimento delle altre persone e anche del mio, ma mi sa che la direzione è giusta quella lì. Let's see, girl. No, let's watch from here. Dunque, il sentiero da prendere molto probabilmente è quello lì che stanno percorrendo quelle persone per raggiungere una spiaggia che è là dietro. Però naturalmente voglio controllare prima anche gli osservatori per controllare meglio la situazione da un po' più distante e in realtà guardare le scogliere proprio qua di fronte a me sull'oceano. Ok, la cosa è che sono davvero 3 minuti di cammino per raggiungere l'osservatorio, perché naturalmente il lago penso che sia protetto, non ci si può arrivare vicino e lo potete solo ammirare da distante, in questo caso da un osservatorio dall'alto sulle scogliere. Guarda che no. Pronti? Eccoli. Il lago verde di Lanzarote. Mm-hmm.
In pratica arrivate qui alla fine di questo piccolo osservatorio e lo potete solo ammirare dall'alto. La cosa che non manca mai qui a Lanzarote è il vento. E quello laggiù è il golfo. E invece da questa parte, guardando verso l'entroterra, questa sorta di lago artificiale, nel senso che l'hanno bloccato in qualche maniera, penso che siano delle enormi saline, dove fanno sale, insomma. Incredibile quest'isola! E naturalmente qua di fronte a me un'altra di quelle spiagge piuttosto simile, sempre nera, con l'oceano davanti. Dunque, un quarto d'ora dopo siamo arrivati finalmente nel posto che avevo promesso, ovvero la parte dedicata al vino, alla valle centrale di... Fa troppo caldo, fa davvero troppo caldo, il clima continua a cambiare, è diventata una giornata assolutamente perfetta, dicevo. La valle dedicata al vino, infatti questa qua è una vineria, ma non perché voglio entrare a bere del vino, magari anche quello, ma semplicemente perché voglio far vedere le classiche e stranissime strutture che fanno per proteggere tutta quanta la vite e dal vento. Non sono un grande esperto di enologia, però queste strutture sono davvero alquanto strane. E la cosa incredibile è che vanno fino su, fino a metà collina praticamente. Per ogni singola pianta c'è una piccola fossa e un muretto per proteggerla. Tutto quanto naturalmente nella terra completamente nera. Oh, sono tutto quanto sotto esposto, devo spostarla magari così, neanche così si vede qualcosa. Il piano è quello di fermarci in questo bellissimo posto nella valle centrale, con tutti quanti circondati da questi enormi eucalipti e i vigneti, dove ancora gli arbusti sono davvero molto piccolini, per bere un po' di vino tipico qui e assaggiare un po' di queso, un po' di formaggio tipico fatto qua. In realtà un'altra cosa tipica, non ho capito perché, sono le patate dell'isola. Molto probabilmente sono particolari, un po' come l'aglio nero che cresce qua, perché cresce all'interno della terra completamente nera vulcanica, quindi dovrebbero avere un gusto particolare. Non lo so, le provo e vi faccio sapere. Per cui ecco la situazione pranzo: patate locali con salse locali, vino, vino, formaggio grigliato e assaggi di formaggio. Ok, sto guidando, ma voglio farvi capire una cosa. Questa è la situazione al momento. Completamente nel nulla, nella campagna di Lanzarote, una strada grande quanto la macchina, in direzione del nulla. Ora di nuovo sono attaccato all'oceano dall'altra parte di Lanzarote, in un posticino super simpatico perché è un villaggio completamente abbandonato, o quasi, nel senso che lo stanno ripopolando giusto qua sotto dietro la scarpata. Dico quasi abbandonato o abbandonato semplicemente perché l'ha collata lava del 1800 qualcosa, quindi nel 1800 è riscoppiato il vulcano, insomma, e la lava ha coperto gran parte di tutta quanta questa zona, e quindi hanno dovuto abbandonare il villaggetto che c'era qua. È davvero ventosa la situazione qua. Fatto? Let's go! Guardate le scogliere pazzesche, altissime, a strapiombo sull'oceano. La situazione qui comunque è assolutamente surreale, perché ci sono davvero per forza 40 case, sono tutte quante chiuse e non c'è nessuno. Zero. Abbandonato.
Che più la cosa divertente è che forse la parte con meno vento è proprio quella attaccata all'oceano. Un oceano assolutamente in tempesta e c'è una macchina. Che vuol dire che qualcuno da qualche parte qui ci abita. Tutto il resto in realtà è completamente disintegrato e lasciato in rovina. Sembra quasi bella attraverso la fotocamera, ma in realtà sembra una città bombardata. Detto questo, direzione sud, Playa Blanca. Credo farà vedere il tramonto se il tempo rimane così. Giudicate voi, insomma, il tramonto, l'oceano che da questa parte qua è molto più calmo rispetto a prima e laggiù in fondo Fuerteventura. E con questo bellissimo tramonto si conclude così questo terzo e ultimo video che arriva da Lanzarote. Io mi sono completamente innamorato delle isole Canarie. Ero già innamorato, però wow, Lanzarote mi ha lasciato davvero a bocca aperta. Infatti prima o poi, forse molto prima che poi, ci tornerò. Sintoma, penso che ci tornerò davvero a breve, anche perché avete visto i prezzi dei biglietti. Detto questo, il video si conclude così, noi ci vediamo tra pochissimi giorni. Mi raccomando, lasciate un like a questo video così supportate questo mio progettino online e naturalmente anche qualche commento facendomi sapere quali sono stati i posti che avete preferito all'interno di tutti quanti questi tre video che arrivano proprio da Lanzarote. That's it for today, naturalmente ci vediamo tra pochissimi giorni. Take care and see you later. Ciao. È davvero un posto fuori di testa!